Un regalo per i gatti da Tommy. Ma mio papà cosa gli prendo? No, questo è difficilissimo. Non ci poteva essere tipo anche il mio nome. Ma perché non l'ho pescato prima? Finalmente oggi nuova challenge super super natalizia che tra l'altro non ho mai fatto prima d'ora sul canale, ma l'ho vista come sempre su uno dei canali americani che seguo, di cui poi vi lascio il link direttamente nell'info box, così appunto potete andarla a vedere se vi va. Nello specifico si tratta della Roulette Christmas Shopping Challenge, quindi una challenge super natalizia che mette insieme un'altra cosa che mi piace tantissimo fare, ossia scegliere i regali di Natale, però in questo caso sceglieremo e andremo a comprare dei regali di Natale destinati a una persona random, nel senso che ho qui questa bull che all'interno contiene tutti questi bigliettini che sono appunto in teoria i nomi dei negozi, perché non ho preparato io i bigliettini né questi né quelli contenuti in quest'altra bull, che invece sono i nomi della persona a cui sarà destinato quel regalo. Spero di essermi spiegata, però in realtà è una cosa molto semplice, cioè pescherò il nome di una persona da questa ciotolina e poi un altro bigliettino da quest'altra ciotolina e dovrò andare a comprare in quel negozio un regalo per quella persona. Quindi mi è sembrata una cosa veramente super divertente e sono curiosissima anche di scoprire quali negozi ci saranno, perché appunto non mi sono occupata della preparazione dei bigliettini, quindi praticamente scoprirò tutto con voi in diretta e poi documenterò il tutto, perché ci recheremo nel negozio specifico a comprare quel regalo. Speriamo che non vengano degli abbinamenti troppo strani, se no dovrò cercare di fare appello a tutta la mia fantasia per trovare un regalo, perché non voglio dichiarare l'epic fail, cioè sono fortemente motivata a superare questa challenge, visto che è anche tantissimo tempo che non ne registro una. Prima di cominciare però, come sempre, ricordatevi di lasciarmi un like. Se non foste ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e poi se vi va nell'info box c'è il link per seguirmi su Instagram. Detto questo, finalmente possiamo cominciare e direi di iniziare a pescare il primo nome. Non guardo neanche, mi schiamo bene e prendo questo bigliettino qui e all'interno c'è Issima! È uscito subito Cree nei regali, fantastico. Ora speriamo che anche il negozio sia facile per trovare un regalo per lui. Vediamo cosa pesco. Preso questo qui, lasciamo qui tutto e andiamo ad aprirlo. Douglas! Ma poteva andare meglio secondo me, ma anche molto molto peggio. Non iniziamo malissimo secondo me, perché ho guardato appunto un pochino di queste challenge e uscivano delle combinazioni veramente fantastiche. In questo caso secondo me poteva andare peggio. Non so bene che cosa prenderli, però andiamo direttamente da Douglas e vediamo. Abbiamo iniziato benissimo questa challenge, ho tantissime idee su cosa prendere a Cree. Adesso andiamo da Douglas a vedere cosa effettivamente c'è, però devo dire che se andiamo avanti così è super top. Eccoci arrivati da Douglas, entriamo subito. Primo regalino di oggi ufficialmente preso, non vedo l'ora di farvi vedere cosa ho comprato per Chris, spero tanto che gli piaccia. Ed eccoci qui con il regalino di Cree che spero tanto gli piaccia. Sì, tra l'altro non ve l'ho detto, ma ora che uscirà questo video probabilmente, cioè spero, mi auguro di riuscire tanto anche a documentarlo in un vlog, però tutti i regali dovrebbero essere stati recapitati, quindi non sto spoilerando nulla. Però intanto pensiamo al regalino di Cree e per Cree in profumeria, che devo dire è andata abbastanza bene, ho scelto di comprare questo profumo di Dior che a me personalmente piace tantissimo. Mi avevano dato di recente un campioncino da Sephora, cioè mi avevano dato, non era per me, ma ero con Matteo, mi avevano dato un campioncino da Sephora, effettivamente era piaciuto un sacco anche a lui, quindi spero tanto che possa piacere anche a Cree. Questo qui è il Dior Sauvage Eau de Parfum. Non sto a spacchettarlo più di così perché appunto dovrò poi fare la confezione regalo. Infatti mi sono fatta lasciare semplicemente il sacchettino solo perché volevo farvi vedere nel video cosa avevo effettivamente comprato. Però su questo direi che come inizio della challenge
dovremmo più o meno esserci. Quindi spero semplicemente di aver azzeccato la scelta, perché effettivamente il profumo è qualcosa di molto personale. Però i vari cofanetti che c'erano non mi convincevano e quindi ho preferito orientarmi sul regalo del genere. Incrociamo le dita e vi farò sapere. Continuiamo la pesca di Natale, bigliettino recuperato, e cerchiamone già uno anche qui. Stavolta li apro in contemporanea. Prendiamo questo, via la bulla, i bigliettini sono qua, non farò tagli, quindi se ci sono facce strane o cose non fateci caso. Ho pescato moitini, quindi Moiki, Nio e Tiffany, e dove devo andare a prendere il regalo per loro, che stanno dormendo? Da Tommy, non ci posso credere. Questo infatti avevo detto, abbiamo iniziato benissimo, ero già presa benissimo, dovrò prendere un regalo per i gatti da Tommy, cioè nel negozio Tommy è quello di abbigliamento, cioè ma magari qui dentro non ci sono neanche negozi di animali, perché potrebbe avermi fatto questo scherzetto. Ora proviamo a capire che cosa ci potrebbe essere di carino, perché non voglio assolutamente dover dichiarare l'epic fail già adesso. No, vabbè, ma qui ci sono un sacco di cose che piacciono a me, non ci poteva essere tipo anche il mio nome all'interno dei bigliettini, invece devo scegliere per i gatti. I gatti però potrebbero apprezzare secondo me un cappottino rosso carino, glielo metto lì e magari a Moiki. Cioè ci sono tantissime cose che mi piacciono. No vabbè, questo cappottino è bellissimo, io mi prenderei di tutto sinceramente qui. Ora stavo pensando di prendere qualcosa di morbido da mettergli magari nella cuccia e ho visto queste sciarpe che oltretutto come colore sembrano perfette anche rispetto all'arredamento di casa, quindi mi sa che per i gattini potremmo farci un pensierino. Però già che ci sono mi sa che scelgo anche qualcosina per me, lo so che non è il video dei miei regali, però visto che siamo qui. Anche da uomo ci sono delle cose carinissime, stavo quasi pensando di prendergli un cappellino, ma mi sa che la sciarpa è l'idea migliore. Questa veramente è stata un'impresa epica, quindi vorrei un like di sostegno solo per essere riuscita a portarla a termine, o se no decretiamo già challenge ufficialmente superata, indipendentemente da come andrà il resto, perché era veramente una cosa difficilissima. Comunque sono riuscita a trovare da Tommy il regalo per i nostri moitini, chissà se lo apprezzeranno. Lo spacchetto io per loro, ma poi provo a consegnarglielo così vediamo cosa ne pensano. Sicuramente apprezzeranno la scatola e questo già lo sappiamo, e io probabilmente anche il fiocco, a loro poteva bastare questo. Però ho deciso di prendergli, ve l'avevo già un po' spoilerato in negozio, ho deciso di prendere una cosa che fosse comunque morbida, che potessero utilizzare anche loro, ossia ho scelto questa sciarpa che tra l'altro è bellissima, quindi li invidio veramente tantissimo, ed è appunto questa sciarpa rosa, di questo rosa tenue bellissimo, oltretutto sembra super super calda, e in più non so se sta rendendo in videocamera, ma oltre ad essere rosa ha anche tutti questi inserti di filo dorati che sono veramente meravigliosi. Qui c'è il logo e appunto è una bellissimissima sciarpa che ho pensato potesse piacergli, soprattutto sapete che anche Moiki adora mettersi a fare la pasta sulle mie giacche oppure sulle mie cosine da casa, quindi ho cercato di trovare qualcosa che fosse morbido e al tempo stesso che si abbinasse anche con l'arredo, quindi spero che lo apprezzino. Sicuramente io l'apprezzo moltissimo, oltretutto c'era anche il 30% di sconto da Tommy, quindi ne ho approfittato anche per prendere altre due cosine, ma non è il video giusto per parlarvene, quindi quelle ve le faccio vedere nei vlog. Però sinceramente poi aspetto anche di sapere da voi, ma mi sembra che la challenge già solo per questo si possa decretare superata. Altro giro, altra corsa, sono un po' preoccupata dopo questa esperienza per i moitini. Qui bigliettino preso, è sempre qua, perché magari appoggio giù la mano e sembra che non tengo lo stesso bigliettino, però no, forse non sembra, perché per come sta andando la cosa non credo che nessuno possa dire che sto barando. Ho pescato Paolo, quindi mio fratello, e ora scopriamo dove dovrò CVG, ok. Potrei trovare qualcosina, effettivamente CVG ha sia cose da uomo che cose da donna, quindi in teoria il terzo non è andato così male, sicuramente molto meglio del secondo. Andiamo a vedere cosa ci può essere, ma in questo caso sono super contenta. Appena arrivata da CVG, andiamo a vedere che cosa troviamo qui per mio fratello. Eccoci nel reparto uomo.
qualcosa troverò sicuramente. Penso che per lui sia più adatto qualcosa di tendente all'elegante, anche se in realtà a me piace molto anche il reparto sportivo. Volendo, se no, ci sono anche i pigiami, l'intimo, oppure anche le calze. Devo solo decidermi. Regalo per mio fratello preso, corriamo a casa così vi faccio vedere cosa gli ho comprato. Alla fine da CVG ho preso addirittura due cosine che mi sembravano comunque in linea con quelli che sono i gusti e gli outfit che crea abitualmente mio fratello, quindi ho trovato questo maglioncino molto carino, molto semplice. Devo dire che questo piaceva moltissimo anche a me, forse la taglia è un pochino grande, adesso me ne sto rendendo conto, ma perché dentro c'è scritto XXL, ma poi se guardate sul cartellino c'è taglia unica, quindi non riuscivo benissimo a rendermi conto di questa cosa. Però vedendola così, sinceramente, secondo me non dovrebbero esserci problemi. Cioè dovrebbe stargli tranquillamente sia di spalla che di manica. E mi piaceva tantissimo l'abbinamento di questi due colori. Comunque sono classici, però al tempo stesso non è il classico maglioncino monocromatico. Spero di aver scelto bene, ma anche in questo caso lo scopriremo. Soprattutto sono un po' preoccupata per la taglia, ma è una cosa che scopriremo poi in un secondo momento. Comunque mi sembra di aver scelto molto bene, devo dire che c'erano tante cose che piacevano anche a me, però ho cercato appunto di stare su qualcosa che mettesse insieme i gusti di entrambi, cioè la sua passione per le cose un po' più classiche e la mia per quelle un po' più casual. E poi già che c'ero gli ho preso anche un paio di calze classiche, semplicissime, abbastanza pesanti, tutte lavorate con la solita lavorazione tipo, cioè tipo a trecce, no, però insomma simili a quelle che avevo preso anch'io da Oisho, colore standard, belle pesanti, così vanno bene per l'inverno e le calze secondo me fanno sempre comodo. Siamo arrivati al quarto regalo, quindi alla quarta persona. Pesco questo bigliettino, tra l'altro li ha fatti tutti della stessa dimensione precisa, e qui abbiamo Diego, quindi speriamo in bene, speriamo che ci sia qualcosa di sportivo, qualcosa, sì, di sportivo, non so cos'altro sperare per Diego, sinceramente. E qui abbiamo Telly. No, questo è difficilissimo, perché da Telly, che sarà Telly Vile in teoria, quello che io chiamo Telly Welly, ma comunque ci sono solo cose da ragazza, quindi sarà veramente difficilissimo, cioè non so veramente cosa potrei prendergli, boh. Questo, cioè, stiamo facendo uno bene, uno male, uno bene, uno male. Non ho tantissima fortuna in questa challenge, però andiamo a vedere e scopriamo che cosa potrei comprare a Diego. Andiamo subito in direzione Telly a cercare qualcosa per Diego. Adesso, mentre arrivavo verso Osto, ho iniziato un pochino a pensare a cosa potrei prendergli e speriamo di trovare qualcosa che magari appunto sia unisex, che ne so, tipo un cappellino, magari di una taglia un po' grande. E in teoria penso che quella sia una delle pochissime soluzioni, o forse delle calze, non lo so, andiamo a vedere e lo scopriamo. Vabbè, è andata molto molto meglio del previsto. Tempo di arrivare a casa e me lo saprete dire anche voi, secondo me. Cioè io anche solo per questo vorrei aver già superato la challenge a prescindere, perché è stato praticamente difficilissimo trovare un articolo in un negozio che vende solo cose femminili che fosse più o meno unisex o comunque adatto a un ragazzo, soprattutto a Diego, che comunque ha uno stile di abbigliamento super iper mega sportivo, quindi non sapevo veramente cosa fare, però credo di aver superato alla grande. Poi aspetto di saperlo davvero anche da voi nei commenti. Ho trovato per Diego questo cappellino nero, quindi un classico cappellino nero con visiera regolabile, perciò dovrebbe stare a me, ma in realtà dovrebbe essere anche abbastanza grande, perché ho preso comunque la misura più grande e penso che fosse l'unica cosa possibile da prendere all'interno di Telly, perché anche per quanto riguarda i cappelli, quelli un pochino più pesanti, più invernali, a parte che sinceramente non mi ricordo di averli visti usare, però a parte quello avevano proprio dei colori che lui non mette,
Quando ho visto questo mi sono illuminata, non ci potevo credere. E penso che veramente fosse l'unica cosa possibile da comprare in quel negozio da regalare a Diego, perché di altre cose ce n'erano veramente tantissime. Avete visto nelle riprese, ero lì che dicevo no, voglio assolutamente prendere quello, quell'altro. Ovunque mi giravo c'erano cose che mi sarebbero piaciute o che comunque avrei anche potuto regalare, ma non a Diego e non a un ragazzo. Penso però nel male che sia andata molto molto bene. Ora siamo alla quinta persona, ci dovrebbero essere ancora tre bigliettini, quindi sono curiosa. E abbiamo papà, quindi chef Luciano. Qui speriamo che ci sia tipo CIDAC o qualcosa del genere, così andiamo a prendergli un regalo lì. 3, 2, 1, ho pescato questo. E all'interno c'è qualcosa con la C, Cisalfa. Vabbè, ma Cisalfa era quello che era perfetto per Diego. Ma perché non l'ho pescato prima? Non ci posso credere, cioè in realtà va benissimo perché per mio papà qualcosina da Cisalfa potrei trovare, però cioè Telly con Diego quando questo sarebbe stato perfetto. Va bene, andiamo a vedere che cosa possiamo trovare per mio papà, anche se sono molto arrabbiata con Cisalfa perché sarebbe dovuto uscire poco fa e non adesso. Sono appena arrivata da Cisalfa, in realtà ci è andata abbastanza bene, però effettivamente pensandoci adesso mio papà non è uno tanto sportivo, a lui gli piace più mangiare, cioè sarebbe stato meglio che ci fosse qualcosa tipo Self o qualche altro negozio simile, che invece appunto non c'era. Però andiamo a vedere se li troviamo qualcosa lo stesso. No, è che qui ci sono un sacco di cose belle, ma mio papà cosa gli prendo? Mi sa che alla fine gli cercherò un bel pile, che lui per casa li usa molto volentieri, in verde militare se possibile. Anche regalino per mio papà trovato. Purtroppo ho avuto un po' di difficoltà per via delle taglie, cioè c'erano cose che mi piacevano di più, però non c'era assolutamente la sua taglia. Speriamo che gli piaccia. Sì, come vi anticipavo poco fa, da Cisalfa è stato un po' un problema perché c'erano tante cose che mi piacevano, ma comunque mio papà porta la 2 o la 3XL e sinceramente non riuscivo a trovare nulla che potesse essere della sua taglia e che oltretutto fosse anche conforme ai suoi gusti, perché comunque lui tende ad utilizzare cose molto casual, molto comode. Più comode, più sportive, quasi più da casa sono, meglio è. E alla fine però, cercando e ricercando, mi sembra di aver fatto la scelta giusta, perché appunto ho trovato questo pile bellissimo, che appunto è addirittura una 3XL, quindi dovrebbe essere una 58. La marca è McKinley ed è appunto un pile bello comodo e anche assolutamente tecnico, che secondo me chef Luciano apprezzerà tantissimo, anche per il colore, perché l'avessi trovato in verde militare forse sarebbe stato meglio, perché lui mette molte cose di quel colore, però secondo me questo grigio abbastanza scuro si può abbinare bene con le cose che usa abitualmente. In più è molto comodo perché ha la sua cerniera davanti e ha anche la cernierina laterale, che so che è una cosa che mio papà usa molto spesso. Per il resto è veramente semplicissimo, sembra molto caldo anche perché era nel reparto per le cose invernali, e in più ha anche le due tasche sempre chiuse con la cerniera, quindi veramente dovrebbe essere la comodità fatta pile. E ora sono curiosissima di sapere cosa ne penserai, e soprattutto spero di aver azzeccato la taglia. Terz'ultima persona di oggi, prendiamo questo ed è Matteo. Anche qui spero che ci sia qualcosa di abbigliamento, ma mi sa che i migliori sono già andati, eh. Boh, ce ne sono ancora tanti di bigliettini, quindi incrociamo le dita, ho quasi paura ad aprirlo. Yusk! Poteva andare un pochino meglio, però secondo me è qualcosina che gli può piacere, anche se appunto è un negozio di casa, quindi però qualcosina possiamo trovarla. Poteva andare peggio e poteva andare anche molto meglio, ma a quanto pare non è la challenge in cui sono stata più fortunata, se non in qualche caso. Sono appena arrivata da Yusk e per quanto riguarda il regalo di Matteo dovrei andare abbastanza sul sicuro, perché in teoria sapete che a lui piacciono tutti i soprammobili, le cosine un po' strane, non so se vi ricordate la giraffa e la zebra, se non sbaglio, che aveva scelto quando eravamo stati da Peraga, quindi cercherò qualcosa di simile. Andiamo subito a vedere cosa troviamo. Se ci fosse stato casa sarebbe stato meglio, ma non c'era tra i negozi, perlomeno io non l'ho pescato. Da casa sapevo già cosa prendergli, qui magari farò un pochino più di fatica, ma ci proviamo. No vabbè, ma che belle sono queste candele, le adoro.
Anche qui ovviamente non posso prendere nulla per me e io invece prenderei di tutto. Questi però li devo comprare assolutamente perché servono per l'omino che c'è all'esterno, per la lanterna, non so se vi ricordate della decorazione natalizia qua all'esterno, quindi ne prendo un paio. No vabbè, mi sono ricordata una cosa incredibile che l'altra volta aveva guardato quando eravamo qua insieme, quindi penso che prenderò quella. Comunque una lanterna del genere non sarebbe niente male fuori da casa. Mi sa che per il makeover primaverile ci faccio un pensierino perché sono bellissime. Anche da Just ho finito e ho preso addirittura due cosine qui. Sì, anche per Matteo alla fine ho deciso di prendere due cosine. In realtà ci sono tre cose, anzi quattro, perché ho preso anche i cerini barra lumini che vi facevo vedere in negozio, che appunto mi servono poi da mettere all'esterno, ma è una cosa che faremo direttamente nel vlog. E poi sono riuscita a trovare due cose che di una sono proprio sicura al 100% che l'avesse adocchiata quando eravamo insieme in negozio, quando siamo stati a fare il giro di shopping per il makeover natalizio. E si tratta praticamente di questa alpaca bellissima, effettivamente piace molto molto anche a me, non vedo l'ora che la veda. Questa qui è molto morbida, è molto particolare, in realtà è di nuovo una ferma porta, ferma finestra, noi lo usiamo di più per la finestra qui della sala, però in generale si può utilizzare veramente ovunque ed è tenerissima, è bellissima, è anche super rifinita, è molto molto carina. Mi sono ricordata quasi subito girando, l'ho vista, ho detto no vabbè, la voleva un sacco, quindi gliel'ho presa e in realtà è poi un regalo doppio perché anch'io sono contenta di averla in casa. E poi gli ho preso anche, che questo sicuramente c'è più che un regalo, è una cosa utile, ma visto che quello che avevamo si è distrutto e una delle lamentele tra virgolette, comunque una delle cose che diceva più spesso era dobbiamo ricomprare il tappetino della doccia, già che c'ero ho preso il tappetino della doccia bianco perché in realtà volevo prenderlo rosa, poi ho pensato che se l'avessi preso rosa non sarebbe sembrato così tanto neanche un regalo per lui, mi avrebbe guardato un po' stranita, quindi ero indecisa tra il grigio scuro e il bianco, però diciamo che visto che è una cosa che poi appunto dovrà mettere d'accordo i gusti di entrambi, l'ho preso bianco che sta bene in camera, sapete che io la doccia in camera, ma non soffermiamoci. E quindi finalmente avremo il nuovo tappetino della doccia. Anche quando vedrà questo sarà contentissimo secondo me. Ora penultimo e prendiamo questo. E qui abbiamo Spike, quindi il cagnolino dei miei genitori, che sapete ogni anno a Natale mi fa anche lui, cioè mi fanno sempre loro un regalo anche da parte del cagnolino, così come io faccio con i gatti, ma sono cose che sapete. Ora speriamo che almeno ci sia un negozio di animali perché su questa cosa abbiamo già ampiamente dato, dopo li apriamo tutti per vedere che negozi aveva messo, giusto? Così per noi, per no, non ci credo, non ci potete credere, Octopus, c'è il negozio di animali e l'ho beccato con Spike! E avevo appena detto che ero sfortunata, invece sono stata fortunatissima in questo caso, dopo l'esperienza per i gatti, sì, una cosa è andata dritta. Adesso andiamo subito al negozio di animali a vedere che regalo prenderà Spike. Arrivata da Acquario Octopus per prendere il regalino di Spike. Potrebbe essere molto carino anche prendergli un cuscino, però non mi viene sinceramente in mente la dimensione della cuccia che usano i miei, quindi meglio evitare, anche se questi qua sono quelli che adorano anche i miei gatti, sono i migliori secondo me, infatti li prendo sempre qui. Ma mi sa che alla fine starò su un giocattolino. Lui per esempio adora i peluche, di solito gli prendo sempre quelli di Ikea e questo mi sembra fatto molto simile a quello con cui gioca di solito, però anche l'anatroccolo mi ispira molto. Qui devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta, sicuramente Spike è stato il più fortunato di tutti in questo video. Come vi dicevo anche in negozio, Spike secondo me è stato il più fortunato di tutti in questa challenge, anche se bene o male sono riuscita a trovare più cose di quante non mi aspettassi, e anche Spike ha avuto due regalini che ho preso appunto da Acquario Octopus. Allora, prima di tutto, visto che lui adora i peluche, ho trovato questo peluchetto a forma di renna che è veramente super super natalizio, bellissimo, lo distruggerà in tempo zero perché ovviamente ci gioca tantissimo, però mi piaceva anche perché suona, in teoria suoni, vero? Ok, sì, suona, mi stavo già spaventando perché il negozio suonava e adesso non più, comunque mi sembrava la cosa più natalizia possibile. E ho trovato anche un altro regalino da portargli, ossia
Questo presel, che appunto è un presel commestibile al pollo, dovrebbe essere, ed è appunto nella sezione delle cosine un po' più sfiziose per i cagnolini. Per i gatti, purtroppo, in questo senso non ho trovato niente, però mi sembrano due bei regali e secondo me Spike apprezzerà tantissimo. Non vedo l'ora di vedere la sua reazione, io sono molto fiera, diciamo che era anche la cosa più facile di tutte quelle che mi sono capitate finora. L'ultimo bigliettino che immagino sia mia mamma, però apriamolo per sicurezza perché mancava solo mamma Susanna ed è lei assolutamente. E per lei sono rimasti quanti? 1, 2, 3, 4, 5 bigliettini, quindi poi apriamo anche gli altri per capire un attimo. Ho pescato questo qui, lo sto tenendo qui, solo che fa un sacco di rumore quando la poso la cosina in vetro. E ho pescato Pandora. No, vabbè. Quindi anche in questo caso, cioè, gli ultimi due sono andati veramente benissimo. La mamma avrà un regalo da Pandora, che tra l'altro è un brand che le piace molto, quindi qui è andata veramente strabene, bisogna solo andare a scegliere un pochino che genere di cosina prenderle, però dai, nel complesso secondo me, a parte in alcuni casi, in altri è andata decisamente bene. Adesso andiamo a cercare il regalo per la mamma e poi sono curiosa di aprire anche gli altri bigliettini per capire se effettivamente i nomi erano stati comunque combinati a dei negozi o erano proprio nomi di negozi a caso. Ho parcheggiato adesso per andare da Pandora. Spero di riuscire a riprendere perché in realtà qui non c'è un vero e proprio negozio Pandora, ma c'è una sorta di corner all'interno di The Marche Giannotti. Quindi faccio il possibile per fare le riprese. L'importante però è che riusciamo a trovare il regalo per la mamma. Eccoci arrivati nel corner Pandora. Riguarda Pandora, mi sono orientata su un paio di orecchini che sicuramente mia mamma non ha, e tra l'altro mi dispiace un po' perché voglio spacchettarli con voi nel video, poi dovrò riuscire non a richiuderli così, ma voglio farli proprio a tutti in generale, voglio fare come faccio tutti gli anni, cioè togliere le confezioni regalo o inserire direttamente le confezioni regalo in regali più grandi, cose mie strane, quindi lo spacchetteremo ora e poi lo rimpacchetteremo nel vlog probabilmente per portarglielo. Ma magari, cioè, perché non volevo spoilerarle subito di cosa si trattava, però effettivamente la confezione è rimasta integra per una volta che non serviva assolutamente, è rimasta integra. Qui ci sono gli orecchini che appunto spacchettiamo noi e poi cercherò di rimpacchettare io. Tanto è proprio semplicemente della carta nera e sto riuscendo anche in questo caso ad estrarli senza romperla, cioè l'unica volta che veramente non serviva è rimasta integra, cioè basta dirle le cose, le dico e succedono al contrario, come sempre, cioè è perfetta, meglio così, la rimpacchetteremo direttamente in questo modo. Comunque gli orecchini che ho scelto sono questi, io li trovo molto molto semplici, però anche belli luminosi, sono un bel punto luce. La forma comunque rettangolare fatta in questo modo li rende parecchio eleganti, secondo me, e sono molto molto conformi a quello che è il suo stile, che comunque è essenziale, semplice, ma con quel tocco in più. Oltretutto, visto che comunque sono un accessorio che lei usa parecchio, ho pensato che una cosa più piccolina sarebbe stata più facile da tenere indosso per tutti i giorni, quindi tipo io questi ogni volta li devo togliere la sera, mentre una cosina così secondo me va a dare quel tocco in più e non rimane né troppo impegnativa, ma allo stesso tempo è d'impatto, quindi mi sono sembrati perfetti per lei. E anche in questo caso sono curiosissima di portarle questo regalo per vedere se le piacerà e soprattutto se avrò fatto una buona scelta. Ovviamente di questo, come di tutti gli altri, aspetto anche di sapere cosa ne pensate voi e cosa avreste scelto voi al posto mio. E niente, quindi siamo arrivati alla fine di questa challenge. Io mi sento di dirlo, anche se poi voglio aspettare di leggerlo anche da voi nei commenti, però secondo me challenge ufficialmente terminata e anche assolutamente superata. Quanto tempo era che non potevo dire questa frase, mi mancava tantissimo. Poi la dicevo sempre al termine delle challenge di cibo, che purtroppo non sono più riuscita a fare, ma ricominceranno anche quelle. Non so bene se entro fine anno o
già inizio 2021 perché mi sto organizzando che ho tante idee video e pochi giorni per realizzarle. Comunque, concentriamoci su questo, la challenge secondo me è ufficialmente superata, però appunto aspetto di sapere da voi cosa avreste comprato al mio posto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Ah, l'ultima cosa! Velocissimamente volevo guardare, che li ho lasciati qui apposta tutto il giorno, volevo guardare gli ultimi quattro negozi che non abbiamo selezionato ma che erano previsti, insomma, che erano tra le opzioni possibili, e qui abbiamo Intimissimi che poteva andare bene un po' per tutti e ovviamente non è uscito. Poi abbiamo GameStop che poteva andare molto bene secondo me per Matteo e ovviamente non è uscito. Poi qui abbiamo Tigotà che di nuovo poteva andare bene un po' per tutti, forse no, anche per i gatti andava bene, cioè i migliori non sono usciti. E OVS dove di nuovo c'erano cose un po' per tutti, non ci posso credere, ci cioè, mi sono gasata tutto il tempo perché effettivamente non mi sembrava che gli abbinamenti fossero andati così male, però potevano andare molto meglio, perché come vi dicevo all'inizio io ignoravo totalmente quali negozi fossero stati inseriti all'interno di quella bull. L'unica richiesta specifica e precisa che ho fatto era che fossero comunque negozi locali, in modo da non fare sempre shopping online e continuare a sostenere anche gli esercizi commerciali anche per quanto riguarda la mia regione. Comunque sì, adesso è ufficialmente il vostro momento, perciò sbizzarritevi nei commenti qui sotto. Fatemi sapere se volete vedere un secondo episodio di questa challenge e nel caso segnalatemi sia i negozi sia le persone che dovrei inserire nella prossima puntata. E comunque sì, io smetto immediatamente di parlare, aspetto appunto di sapere tutto da voi nei commenti qui sotto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!